Eccoci tornati su Aberration. Allora vi faccio vedere un attimino. Abbiamo un po' di metallo, più o meno 300-400 in ogni fornace. In più ho preso altri due Ravager, quindi in realtà potremmo fare anche un cucciolo in modo tale da andare nel bioma radioattivo senza prendere radiazioni, visto che le bestie aberranti comunque hanno immunità alle radiazioni. E in più, eccoci qua. Non trovo più dove era finito il Denubitec. Direi che ci andiamo a prendere un po' di petrolio. E magari addomestichiamo anche uno spino, no? Così ci facciamo la forgia. In più con lo spino possiamo anche. Che cavolo? I funghi stanno facendo cose. Dicevo, e in più con lo spino possiamo anche andare sulla superficie quando avremo la tuta antiradiazione. In più sta a fa notte, giustamente. Allora, vediamo un po'. 110. 50. Quanto cavolo di torpore c'ha qui? Beh, direi che proseguiamo e vediamo un attimino se ne troviamo qualcuno di livello decente. In più qui c'è una nota. Comunque meglio di nulla. Allora, seguendo il fiume, praticamente ho trovato un bel spino al 145, quindi direi che rispariamo un attimo una rete. Okay. Non funziona la rete, che cazzo? Sono confuso. Funziona con gli utili random, ma col lui no. Va bene. Beh, facciamo così. Marcia indietro. Speriamo un paio di colpi. Guarda dove sei andata in fila che non lo vedi, non c'ho parole. Girati un pochino. Gli spariamo da qua sopra, tanto. 7 colpi. E in teoria dovrebbe andare giù. Dove cavolo scappa? No, torna qui. Dov'hai? Niente, andato. In realtà è qua, ma che cazzo? Si guarda, tu dammi i morsi, io ti sparo. In realtà va anche bene, cioè, nel senso. L'ho missato pure. Sto pure attento a non missare troppi colpi, che altrimenti poi a finirli ci vuole poco. Ole. Ricarichiamo un attimo. Il livello è source, livello 30, cioè. Mi spiace, ma meglio che ti tolgo di mezzo. Facciamo così. Non c'è cibo. Ci prendiamo un attimo un po' di carne. La lasciamo a lui. E nel frattempo, a questo punto, direi di andare a prendere un attimo quel drop là sopra. Allora, andiamo qui. Vediamo che c'è almeno qualcosa di utile. Ovviamente. Diciamo che apprezzo il gioco, ma piuttosto più un po' di gemme verdi. E comunque, prima o poi ci serviranno, quindi facciamo che ne abbiamo tipo 200. Così. Buttiamo la pietra. Il cristallo in realtà lo tengo da parte. E poi in realtà, visto che per lo spino ci vogliono le perle per la sella, se trovassi un paio di trilobiti, ovviamente non ce n'è in mezzo, dammi a dirlo. 105, 15, è un po' di polimero in realtà, diciamo che l'apprezzo. Vediamo pure di mezzo questo qua davanti. Quanti cavolo di raptor ci sono? Allora, diciamo che butto un po' di roba, tipo quelliccia e un paio di quintali di carne, in più un paio di livelli. Diciamo che bevo un secondino. E vediamo un attimo qua sopra.
Se magari proviamo col cannocchiale, che magari si vede meglio. Possibile che non c'è un trilobite su sta mappa? Nemmeno uno? Beh, c'è da dire che sta cascata è veramente figo. Buonasera, scusi, grazie per il polimero. Non si sa su cosa si sta appendendo, però è così. Per favore, ce la fai? Ok. Vediamo un po'. No, non volevo fare questo, volevo mettere quest'altro. Tra l'altro c'è una manta lì. L'unica cosa è che la gelatina non ce l'abbiamo. Cavolo di piragne, fatti suoi, no? Allora, state vedendo quel raptor? Che cavolo sta qua? C'è tipo di tutto qua sotto. Ma? Perché ce n'è un altro? Dammi un altro po' di petrolio. Altri? Lì c'è pieno. Per fortuna sto cannocchiale tipo fa vedere le sagome, quindi. In realtà ci sono direttamente le perle, quindi. Chi sono io per non prenderle, no? C'è un senso. Visto che ci sono, facciamo che ce la pigliamo un attimo. Anche se magari il dinopite come segue. Mi sento un po' più al sicuro, no? Non sott'acqua che anneghi. Maledetta scimmia. Allora. Dove erano i trilobiti? Trilobiti. C'è tipo pieno lì. Facciamo che ce li pigliamo un attimo tutti. Allora diciamo che tra le perle che abbiamo preso noi a mano e quelle che abbiamo preso dai trilobiti siamo arrivati a 255. Quindi in realtà per fare la sella dello spino ci siamo, anzi, ne possiamo fare, io penso, occhio e croce 6-7. In più abbiamo fatto 206 di petrolio. E visto che la nostra cucina ne richiede, porca miseria, 400, in realtà non ci bastano. Quindi mi sa che nel frattempo che lo spino si tama, eccolo qui, 36%, faccio un altro po' di ricerca. E magari riesco a trovare abbastanza trilobiti e poi abbastanza petrolio, no? Allora, praticamente questo laghetto era tipo pieno di trilobiti, quindi un pochino di petrolio l'ho fatto. In realtà 557 basta e avanza, in più ce ne abbiamo 150 per fare benzina, quindi è ottimo. In più abbiamo un bel po' di polimero e una quantità di chitina ora che, mamma mia, cioè non ha senso. 46 perle nere, in realtà. Diciamo che qualcosina ce la facciamo, ma per ora non credo ci servano. Quindi a questo punto torno un attimino dallo spino. E magari aspettiamo un attimo che si tama, così lo portiamo in base e ci facciamo la sella. Mentre tornavo indietro ho trovato tipo un esemplare di tonno spiaggiato. Guardate quante, cioè. Ok. Leggermente esagerato. Purtroppo non abbiamo la canna da pesca, altrimenti potevamo pescarlo. Qua intanto via dal mio spino addormentato, porca miseria, via, go. Ecco, ora non si cammina più, diciamo che buttiamo tutta sta carne, che tanto abbiamo la carne pregiata, si mangia quella. E visto che di sto coso qui non è che mi fido tanto, tipo pure questo, e magari prima o poi domestichiamo uno, però appena ci abbiamo, come dire, una casa un po' più spaziosa, perché al momento non so proprio dove metterci. Intanto lui è arrivato. Che cavolo? Che è una manta. Intanto lui è arrivato a 72%. Aspettiamo un attimo. Allora, finalmente si è addomesticato. Io nel frattempo mi sono messo a giocare un po' con i bastoncini luminosi, che praticamente con le gemme verdi si possono craftare e semplicemente si lanciano e fanno luce. Tra l'altro. No, no, guarda, non è capito niente, sta fermo, sta calmo. Voglio provare se me li fa appiccicare. Che il nostro dinopiteco è diventato tipo
cosa sto vedendo. È diventato un albero di Natale, tipo. Allora, vediamo un attimo che stato ha preso. 23 livelli in vita. Fa veramente schifo. 38 livelli in peso. Non è male. 41 di stamina, in realtà è buono. L'unica cosa, che tocca trovarne uno che c'ha magari un po' di vita, un po' di danno, perché altrimenti non ci siamo proprio. Allora facciamo che per il momento ti infilo nel criopod. E a questo punto direi che ne provo a cercare un altro, così magari ce lo addomestichiamo un attimo. Allora eccoci ritornati in base. Facciamo che lascio un attimo tutto qua dentro. C'è un problema. Se non prendo nulla, non lascio nulla. Ce la faccio a portare tutto? Col cavolo. Cosa lascio? Lascio il petrolio? La faccio camminare? No. Che cavolo ce l'ho capito? Scusa. Cioè, non capisco. Ah, il polimero, mi sa. E nemmeno cammino. Altro polimero. Ecco il motivo per cui il muro era necessario. È arrivato uno spino per l'ennesima volta qui davanti. Allora facciamo che lascio un attimo tutto. E a questo punto direi ci facciamo un attimo la sella allo spino. E provo a farlo uscire perché mi serve il tripod. Purtroppo da Lost Island me ne sono portati tipo 3, 2, non so. Quindi diciamo che non è che ne abbia proprio tantissimi. Allora, spinosauro. Che vuol dire che manca la fibra? Cioè, serio? Vado un attimo a farmare fibra e facciamo la serie. A questo punto, visto che non si butta via nulla, lasciamo un attimino tutti i funghetti, eccetera, eccetera, qua dentro. Mi tengo soltanto la fibra e ci facciamo un secondino la sella. Allora, spinosauro, eccoti qui. Facciamo un attimo questo. Allora, gliela lasciamo un attimino. A questo punto direi prendo il dinopiteco di nuovo, visto che è un po' più comodo per andare in giro, no? Facciamo così. E cerchiamo un attimo uno spino, magari con un po' di danno, un po' di vita. Allora, praticamente mentre andavo in giro alla ricerca di uno spino, tra virgolette, decente, a coordinate 48-27 ho trovato questa pseudo cave. Non so se è esattamente una cave oppure no. Sono rimasto un po' male. È una cave oppure no? Non capisco. Ma che cavolo? Facciamo così. Non sto capendo. Non c'è nulla tipo. Ma poi la cave tipo più semplice della storia col cavolo. Cioè. Facciamo che ritorniamo più avanti. Attualmente non sono proprio equipaggiato per questa cave. Allora direi che per ora l'esplorazione di questa cave la sospendiamo. Torno alla ricerca di uno spino. Poi magari nei prossimi episodi ci torniamo un attimino. Ah, finalmente 145. Quindi facciamo che mi fermo un attimo qui. Spariamo un attimino così. Lo spostiamo dal carcino. Guarda, se stai fermo così e ti fai sparare, a me va benissimo. Tanto abbiamo l'elmo in chitina, non gli fa una mazza. Semplice, semplice. Tanto lui si sposta tipo nel muro. Ma che cazzo? Che sta facendo? Diciamo che è stato veramente easy. Allora, prendiamo un attimo un po' di carne. Tra l'altro in giro ho trovato anche nuovo. Ora aspettiamo un attimino che si addomestica. C'ha 27 livelli in vita, quindi speriamo che arriva almeno 38. Posta? Vediamo un attimino appena si addomestica. Allora, in teoria gli manca soltanto l'ultimo morso, però magari nel frattempo facciamo che rinominiamo lui. Direi che Spino Slayer ci sta, visto che praticamente ha sterminato, io penso, una cinquantina di spinosauri lungo il fiume.
purtroppo spawnavano tutti quanti livello basso, quindi diciamo che toccava farli respawnare. Cavolo, c'è la danna. What? Però voglio vedere che livello è quello. Ovviamente livello schifo. Diciamo che il basilisco, vorrei evitare di rompergli le scatole perché se mi spara in faccia, diciamo che fa un po' male. Tra l'altro sta per diventare di nuovo notte. Ma buongiorno. Allora vediamo un attimo. 38 livelli in danno, 36 in vita. In realtà è tanta roba. Nel senso che non sono 40 livelli nessuno delle due, ma 38 e 36 in realtà non è per niente male. In più tanto la stat del peso e della stamina ce l'abbiamo sull'altro spino. Che cosa è successo in 2 secondi? Non si vede più nulla. Non c'ho più le gemmine verdi, vero? Tanto questi li posso buttare perché non mi servono più. Avevo raccolto giusto un paio di funghi per dargli il torpore, no? Allora, cerchiamo di ritornare a casa, anche se con questo buio diciamo che non si vede praticamente quasi una mazza. Che livello è? 120. La statistica è interessante. 19 e 20. In realtà è meno tanto. Quello 21-19. Facciamo che ci accontentiamo e direi di tornare in base. Eccoci qui. Casa, dolce casa. Facciamo entrare. No, non volevo fare questo. Più di tutto bene così. Allora facciamo che per il momento non lo scarico, speriamo che gli spino si possano accoppiare. Non ci credo, il becchetto è due maschi. Porca miseria, sì. Facciamo che poi ne tamo un altro e è nulla. Facciamo accoppiare un attimo loro due. Allora, vediamo un attimo. Allora, ci abbiamo solo una femminuccia e c'ha tutti i livelli a 30, a parte il cibo praticamente. Questo invece ha 30 e 37. Questo 37 in vita. Porca miseria. Tocca fargli via il danno da questo e la vita da quest'altro. Allora facciamo che te chiamiamo HP per comodità, e questo ce lo rinominiamo Damage. Nulla, cominciamo prima col danno. Abilità accoppiamento, abilità accoppiamento. Aspettiamo un attimino che ci nasce il piccolino. Allora, nel frattempo che nasce il cucciolo, vi voglio un attimo far notare che qua dentro tra poco non c'entro nemmeno io, quindi magari è il caso di cominciare a costruire una nuova casetta leggermente più spaziosa, così almeno stiamo a posto e non ci si pensa più. Questo intanto ancora sta a 58. Ammazza quante ci mettete. Va bene prendersela con calma fino a un certo punto. Allora, il nostro piccolo devastatore sta crescendo. Ora praticamente tocca soltanto fargli l'imprinting, così nel prossimo episodio magari usiamo lui per andare nel bioma bioluminescente. Per questo episodio è tutto e ci vediamo nella prossima puntata. Ciao ciao.